Francesco Revelli, coach in seconda del BBC, una sconfitta al tie break questa sera, un passo falso forse inatteso dopo la bella vittoria di Lagonegro. No, beh, inatteso non direi, nel senso che Ortona comunque è una squadra molto valida che poi con l'innesto del posto 4 ulteriore che hanno avuto comunque risulta essere competitiva con uno schiacciatore come Ottaviani che anche oggi ci ha dato grossi fastidi al servizio. E ci aspettavamo di poter fare qualcosa di più sotto il punto di vista tecnico, visto che ultimamente eravamo cresciuti parecchio. Invece stasera abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto il primo e quarto parziale dove non siamo mai stati in gara. Anche forse problema di approccio sul primo set che andava gestito diversamente. Bene nel secondo e terzo set, stava andando bene anche nel tie break, poi però sul finale è uscito Ortona. Sì, diciamo che loro ci hanno messo in difficoltà al servizio con due battitori come Ottaviani e Menicali e questo ci ha dato un po' di fastidio e poi non riuscendo ad andare a terra con una palla comunque ricevuta bene abbiamo fatto fatica. Classifica che può preoccupare oppure un passo falso che non... Ma no, la classifica con oggi non avremmo risolto i nostri problemi di classifica, sappiamo che ci sarà da battagliare fino in fondo, è comunque un punto preso rispetto all'andata che non avevamo fatto. Grazie. Prego.